Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, eccoci alla barba notizia del giorno, alla barba riflessione del giorno. Il ministro della cultura Franceschini ha detto che servirebbe una Netflix della cultura. Ebbene, io quando ho sentito la notizia, come prima reazione ho detto, ma effettivamente servirebbe proprio una bella piattaforma che proponesse cultura nel senso più ampio del termine, no? Dal teatro, dal tema dei musei, delle scienze, delle varie discipline, della filosofia, dell'arte. E poi mi sono detto, ma è un ministro di un governo, di uno Stato, di una Repubblica che ha a disposizione un immenso patrimonio culturale, di competenze, di mezzi, di strumenti, di intelligenze, che si chiama Rai. Perché serve una Netflix della cultura? C'è Rai Play. Perché non fai di Rai Play una piattaforma della cultura? In parte lo è già, ma perché serve una Netflix? Netflix è un'azienda privata che produce per realizzare profitto, produce anche prodotti culturali di alto livello, poi ne produce di medio livello, di basso livello. Ormai le piattaforme ti dicono tutto: è un film per maggiori di 18 anni, maggiori di 7, minori di 14, più di 15, contiene scene di nudo, di alcol, di violenza, contiene scene di politica, serata intrattenimento, cinema non impegnato, programma per rilassarti, per teen, per old. È già proprio una piattaforma a prova quasi di imbecille, perché ti vogliono già gli autori della piattaforma, i curatori, i progettatori e gli sviluppatori della piattaforma, di fatto non indirizzare come un ebete, come un minorenne, no? Che viene guidato sino alla maggiore età. Però perché fare un riferimento a Netflix, la cui qualità può essere più o meno apprezzata? Ma hai la Rai, c'è il pubblico, c'è un canone che viene pagato, c'è una dimensione pubblica che va rivendicata, Franceschini, va rivendicata, c'è una piattaforma di tutti gli italiani, tutte le italiane, ci sono ragazzi che studiano, ci sono, vi ripeto, intelligenze, competenze, vi sono maestranze, va bene, in grado di lavorare, di produrre, di fare arte, c'è già. E questo discorso ci porta al tema di fatto subalternità del potere pubblico, del potere politico, del potere dello Stato rispetto al privato, rispetto alle aziende, rispetto alle multinazionali. Le conferenze stampa, le conferenze di Conte in cui si annunciavano i provvedimenti durante il primo lockdown. Ebbene, le conferenze avvenivano in diretta Facebook, ma perché non in diretta Rai? Perché non in diretta Rai? Voi dite perché Facebook è alla porta di tutti, perché tutti siamo più su Facebook. Ma allora fai una cosa: prima lo fai sulla Rai e poi dopo lo ritrasmetti su Facebook. Ma valorizza quello che è il tuo patrimonio. Perché? Perché i politici, no? Il tweet, Instagram, il ministro dell'istruzione che presenta la riforma nuova della maturità 2 anni fa, prima su Instagram, anzi quest'anno, e poi via i canali ufficiali. Ma hai un sito, ci sono degli strumenti, delle strutture che sono statali, governative, valorizzare quegli strumenti, dare un senso anche di autorevolezza allo Stato, autorevolezza al messaggio, autorevolezza all'iniziativa politica, separare il pubblico dal privato, separare i luoghi del profitto, del commercio, della mercificazione, dei luoghi più istituzionalizzati e più istituzionali proprio, non solo istituzionalizzati. Perché istituzionalizzare Facebook quando hai già dei luoghi istituzionali? A me sembrano delle riflessioni minime, proprio di pedagogia politica, anche di buona pratica politica. Però quello che avviene in realtà racconta la subalternità culturale dello statale, del pubblico rispetto al privato. Privato è bello, privato è bello. Perché?
Può essere bello il privato, può essere bello il pubblico, può funzionare il pubblico, può funzionare il privato, può non funzionare il privato e non funzionare il pubblico, ma più che mai se sei il governo, se sei il ministro dell'istruzione, se sei il ministro della cultura, se sei il primo ministro, utilizza quelli che sono gli strumenti, i luoghi dello Stato, i luoghi della Repubblica, i luoghi della comunità, quelle sono le tue case, quella è la tua casa. Allora, Franceschini, non serve una Netflix della cultura, serve una RAI che sempre più deve proporre cultura, una RAI Play sempre più ricca di appuntamenti culturali, sta già avvenendo, ma allora non andiamo a prendere come metodo di paragone Netflix, abbiamo RAI Play, investiamo in RAI Play, apriamo RAI Play anche tanti ragazzi giovani che hanno cose da dire di filosofia, di storia, di scienza, di letteratura, che hanno tante cose di teatro, di cinema, che hanno tante cose di dire di fumetti, apriamo una cultura, una pagina culturale, una rete culturale, finanziamo, sosteniamo la cultura nella RAI, in RAI Play innanzitutto. Investiamo in quella direzione, diamo valore a quelle che sono le tante abitazioni di uno Stato che deve avere il coraggio di investire in se stesso, il coraggio di proporre, di osare. Lo Stato deve osare non ad essere stato etico, educatore, nel senso poi più autoritario e chiuso, no, ma di essere autorevole, propositivo e di essere uno Stato che vuole accompagnare una parte d'Italia alla crescita culturale. Allora ci sono i programmi in prima serata, spesso sono programmi proprio per la pancia, per il divertimento anche più bieco, per il divertimento più smargiassone. E poi ci sono però altre opportunità. Allora non lamentiamoci poi del teatro, del cinema, non lamentiamoci poi della crisi dei fumetti, dei giornali. Facciamo dei programmi di qualità che veicolino di fatto le grandi discipline della nostra Italia, l'Italia dell'umanesimo, del Rinascimento, l'Italia del teatro, del cinema, l'Italia dei fumetti, l'Italia di tanta cultura. Non serve Netflix, basta guardare quello che già possediamo.